questo è un multiplo di Fontana e dentro c'è un libro, quattro sculturine sue. Questa è una cartella di Boetti, che sono le mappe famose. E questo è il primo Fontana, le sculturine di Fontana multipli che poi ho preso, le prime proprio. Dopo ti faccio vedere una cosa di cartella. Allora, nel 2001 Cattelan dice, mi telefona di Carlo e dice, c'è Cattelan che vuole fare un anno sabbatico. E sto telefonando a dei suoi collezionisti per vedere se lo aiutano. E loro dico, sì, aiutiamolo. Dopo un anno mi telefona, passa da Brera e attaccato fuori al vicino al portone principale c'è una lapide. Era una lapide di questo materiale con su tutti i collezionisti che mecenati, chiamiamoli così, no, del Cattelan. È passati altri 6 mesi e lui dice, guarda, passa che ti devo dare una cosa. Ha tagliato questa lastra e ha dato come ricordo questo Cattelan. Questo è il primo quadro, opera che ho preso proprio, e questa tiene presente la collezione di mia moglie, perché a lei piace il disegno. Questo è Félix González Torres, questo è Richard Long, questo è un altro Paolini, questo è Mark Dion, questo è De Dominicis, questo è Wolfgang Leib, è il Ronnie Horn, conosci? Questo è un disegno di Spalletti, Munara del 50. Quando io vado alle mostre cerco di fare un giro completamente solo senza sapere niente. Vedo cos'è che mi piace, dopo mi leggo un po' la recensione e faccio un altro giro per comprovare se quello che scrive, in fondo è un confronto sempre continuo, no? E io acquisto solo se le opere mi colpiscono, cioè se scatta una scintilla, io lo considero una scintilla d'amore. Lei è una scintilla di droga invece, ma non importa, siamo bravi. Nel 69, io e mia moglie, io volevo Fontana. Hanno fatto una mostra alla Galleria Cattaneo di Brescia. E lui, e il gallerista, ti racconto un fatto, un episodio. Il gallerista dice, tu fai bene a comprare Fontana, ma io ti faccio vedere un giovane che sarà famoso quanto Fontana. Mi srotola, era una tela bianca rotolata con delle S nere, delle frecce, Cunellis. E non mi ha entusiasmato. Mi dici, parlami di questo quadro. Io ti dico, guardalo, insomma, no, deve parlarti l'opera o no. Pertanto non dovrei, mia moglie ha ragione, perché certe volte dice, ma non è possibile che noi non possiamo acquistare una cosa diversa dall'arte, capito? Negli ultimi 30 anni ho acquistato solo giovanissimi. Io acquisto le prime 3 mostre. Questo mi dà una gran soddisfazione, maggiore di quello, addirittura maggiore di quando mi sono comprato Fontana, ma per me Fontana era giovane perché non conoscevo, capito? Ma adesso io sto attento, perché sono un po' maturato anche, no? Ma sto attento di acquistare proprio i giovani delle prime mostre che fanno. L'ultimo che ho comprato è Frigo. Giulio Frigo, e dopo Jacopo Mazzonelli. Secondo me, dopo vediamo, né tu né io né il critico più famoso nel galleria più famoso è giudice implacabile che questo è e quell'altro non è. È solo il tempo. Quando ho fatto la mostra al MART, che erano tutti giovani, erano 70 giovani dagli anni che avevano dai 25 ai 35 anni.
tutti entusiasti, e io dico, vediamo qua 10 anni quanti ne rimangono di questi giovani, no? Se ci pensi. Però vedo che sono anche fortunato perché le scelte sono cadute bene. Ho preso per primo Tino Sigal, ho visto la prima mostra che ha fatto qua in Italia da Menini. Per me era un genio, perché io considero il lavoro di Tino Sigal quello che è andato oltre Duchamp. Duchamp ha messo un orinatoio nel MoMA, lui non mette niente, lui ti dice l'opera d'arte è l'idea, pertanto astratto nel modo più assoluto. Perché non ti dico quando ho preso Tino Sigal, le parole che mi sono sentito da tutti, non è possibile che questo sia un artista, questo non ha preso in giro, no? E al ritorno in macchina ero con 2 amici collezionisti e mia moglie. Ne hanno dette di tutti, che sono di arte contemporanea poi. E io ho taciuto per tutto il viaggio. Prima di scendere, mi ha detto questo mio amico, ma tu cosa ne pensi? Io dico, non dico niente, avete detto tutto voi. E mia moglie acutamente ha detto, ma allora tu l'hai preso. Lui, non so se tu sai come avviene, no? Con Tino Sigal. Mi ha fatto aspettare 6 mesi perché vuole sapere tutto di te, che collezione hai, in Italia siamo solo in 3 che ce l'ha. Io sono stato proprio il primo, nel 2003 io l'ho preso. Dopo viene e ti vuole insegnare l'opera e tu la devi imparare questa opera, come dice lui, hai capito? E vuole la presenza di un notaio. Ho chiamato un mio amico notaio, ma quando è che scriviamo? Non si scrive. Ma come non si scrive? Per quello mi ha chiamato. E andiamo avanti. Insomma, un'ora e mezza per insegnarci e tutto. A un certo momento questo notaio scoppia, ma sai proprio letteralmente di staccano. Ti ringrazio perché questa tua reazione è la riprova che questa è veramente un'opera d'arte. Io però adesso ti dico, ti svelo una cosa. Io voglio cominciare una collezione di pitture. Ma che tipo di pittura però? Deve avere un filo, un filone. E ti dico già che filone è. Il titolo sarà M'illumino d'immenso. Logicamente di pittori, di bravi, ce ne sono gran pochi, perché la pittura è forse l'espressione dell'arte più difficile che esista. Potrebbe essere, ti dico, mi illumino immenso, potrebbe essere un Rothko, potrebbe essere un Turner. Non può essere un pittore espressionista. Messo lì? No, lui solo. E questo qua è il mondo. Può darsi che sia un'esigenza mia in questo momento. A me entusiasma scoprire e vedere se la scoperta dopo quel tempo no, ti dà delle soddisfazioni. Acquistarli nel momento in cui li fanno, pronto prima, perché normalmente il 95% di quelle opere che sono state presentate, ma come anche tutte, la data dell'opera è la data dell'acquisto. Io pretendo però che quando compro un'opera rilevo sempre la cornice, perché io lo voglio, capito, nudo e crudo com'è. Il discorso è che è una sincerità verso me stesso, capito? Nel senso che io vorrei essere capace di individuare per tempo, nel momento in cui fa l'opera, che l'opera è valida, che l'artista è valido. Cioè, nella giovane età, io non ho figli, per me gli artisti è tutti come che fossero i figli, perché lo dico sempre ai giovani. Ricordati che hai fatto un gradino. Dimmi a che piano vuoi fermarti di questo grattacielo, che è il mondo dell'arte. E dopo un'altra cosa che le chiedo è con chi ti confronti? Ti confronti con uno che è un gradino sotto di te o con uno che è un gradino sopra di te? E a me piacerebbe avere il magazzino con la porta lì, capito? Dove ogni 4 mesi cambierei tutto. Ma siccome sono un pigro, mi lascio lì pertanto, capito? Quando mi parla di investimento, è ora che la smettiamo di parlare di investimento con l'arte, capito?
Perché? Perché travisiamo oltre. Ma che, questo, allora, una delle regole mie è una frase che per me è estremamente importante e significativa, che è del mio carissimo amico Panza di Biuma. Lui ha detto: se tu ami l'arte, l'arte ama te. Se tu vuoi sfruttare l'arte, è l'arte che sfrutta te. Ed è sacrosanto.